Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori e bentrovati per questo nuovo appuntamento con l'Osservatorio Antimafia su Radio Saiuz, naturalmente. Salutiamo Rosario Moreno, il nostro regista da Treviso. Ciao Rosario, Ciao Rosario, bentrovato. buonasera a tutti quanti, cari amici. Salutiamo Massimo Bonella, il responsabile di pianetaoggitv.net da Mestre. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Sì, buonasera da Venezia, Venezia. E a breve avremo in linea il nostro direttore, il direttore di antimafia2000.com, Giorgio Bongiovanni. Siamo in attesa di collegarci via È in Skype. linea Antonella. Ah, perfetto, Giorgio. Buonasera, buonasera. Ciao Ciao Giorgio. Giorgio. Buonasera al dottore, a Antonella e a tutti voi. Grazie Giorgio, grazie per essere intervenuto. Sappiamo che Grazie. questa sera non hai molto tempo, ma noi No, cercheremo sono di qui ottimizzare. nella casa di Paolo con le Ah. agende rosse di Salvatore Borsellino, che c'è stato un incontro. Quindi vi parlo da qua mentre sono con questi amici. Questo è Questa bellissimo, bellissima magari. struttura creata da Salvatore Borsellino in onore a suo fratello Paolo per aiutare i ragazzini di questo quartiere e dargli un'istruzione, dare loro un'istruzione. Ecco Giorgio, ne approfittiamo per chiederti come sta procedendo il progetto di Salvatore Borsellino delle Agende Rosse lì a Palermo. Ma il lavoro c'è abbastanza, credo che adesso le agende rosse siamo, perché io ho l'onore di aver preso la tessera quest'anno delle agende rosse, anche io. Quindi credo che in tutta Italia siamo 7.000 agende rosse, che è un bel numero. E facciamo molte attività. Stavamo oggi, proprio oggi, abbiamo organizzato l'attività del 22 maggio, nella memoria di Giovanni Falcone, che avremo delle cose importanti che non vi posso annunciare, ma seguiteci perché sarà una conferenza con personaggi importantissimi che noi abbiamo invitato. Spero che voi possiate esserci di persona e coprire da Palermo questo evento importante. Anzi, vi chiedo sin da adesso la copertura radio, perché Assolutamente sì, la sera certo. del 22 maggio ci saranno persone e magistrati importanti che interverranno al nostro convegno. Assolutamente sì, questo poi lo concorderemo a tempo debito, ma sicuramente puoi contare sulla nostra presenza. Giorgio, io vorrei ecco, entrare subito in trasmissione e chiederti una tua opinione rispetto alle dichiarazioni rilasciate da Ciancimino durante il processo trattativa Stato-Mafia. Sono state delle deposizioni molto importanti. Qual è la tua opinione in merito? Ma la mia opinione, io conosco Massimo Ciancipino, ho seguito le sue vicende giudiziarie ed è un personaggio, un testimone, uno dei testimoni chiave del cosiddetto processo trattativa, molto complesso come personaggio, ha avuto le sue vicende giudiziarie, naturalmente i suoi errori, da lui stessi ammessi. Voglio ricordare che è stato purtroppo condannato proprio l'altro ieri in primo grado alla questione dell'esplosivo, per detenzione di esplosivo, perché lui si è portato dietro dell'esplosivo in tutta Italia e quindi avendo paura di non sapere dove consegnarlo, se l'è portato in giro. A suo dire, questo esplosivo gli fu consegnato da persone potentissime che lo minacciavano, ma il processo gli ha dato torto ed è stato condannato. Poi c'è un altro processo contro di lui per calunnia, per aver manipolato un bigliettino, uno dei documenti che lui dava alla procura. Ecco, premesso ciò, questi due errori riconosciuti e gravi. Quello dell'esplosivo un po' meno, è un po' più complesso, vedremo nel processo d'appello cosa succederà. Per il resto io considero Massimo Ciancimino, che ha portato al di là delle dichiarazioni, uno può dire quello che vuole, ma Ciancimino ha portato dei documenti, delle prove, ha portato degli scritti del padre, il papello, il famoso papello scritto richiesto da Riina, ha portato testimonianze, ha portato dei discorsi. E voglio ricordare che Ciancimino ha fatto venire alla memoria tutti quei personaggi,
Ecco, Ciancimino, figlio di mafioso, lui stesso imputato di concorso esterno per mafia, ha fatto venire la memoria ai cosiddetti personaggi per bene, per me ipocriti e vigliacchi, come personaggi della politica che finalmente, dopo le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, si sono svegliati, si sono catapultati a Palermo a dare testimonianza sulla cosiddetta trattativa. Ecco, se un merito ha Ciancimino è questo, quello di aver suscitato la memoria dei politici indegni e in malafede. Se non ci fosse stato Ciancimino, noi non avremmo mai saputo da questi politici sulla cosiddetta trattativa mafia Stato. Questo è un merito che senz'altro Massimo Ciancimino ha. Adesso lo ascolteremo quando sarà interrogato dagli avvocati. Ha dato testimonianza, ha ripetuto tutto quello che aveva detto ai magistrati, lo ha ripetuto in aula, io direi abbastanza sobriamente, senza esaltazione e fanatismo, senza stravaganze. Ha dato una testimonianza coerente e, ripeto, con gli errori che ha fatto, questo non c'è dubbio. Però che lui abbia conosciuto Provenzano, che era amico del padre, questo per noi è indiscutibile. Che lui abbia conosciuto i vertici di Cosa Nostra, perché il padre lo mandava a destra e a sinistra a consegnare lettere e a prendere lettere, questo è un dato di fatto. Ed è questo che temono i potenti, che Massimo Ciancimino possa portare dei documenti alla magistratura che possono far tremare appunto i potenti. Poi la questione del signor Carlo Franco, questo personaggio appartenente apparentemente ai servizi segreti, lo vedremo durante il processo se riusciremo a scoprire chi è. Beh, se non sbaglio, Giorgio, Massimo Ciancimino ha dichiarato di voler fare il vero nome. Ma lui a me l'ha dichiarato, io ho un'intervista, però poi sembra che ci sia stato un equivoco quando i magistrati lo hanno interrogato, come se lui volesse dire a me e alla mia collega che lo intervistavamo che conosce l'ambiente o conosce, diciamo, la faccia, ma non esattamente il nome. Questo non lo so, lo vedremo dal processo. Il mio parere personale è che lui lo sa chi è, sì, assolutamente. Certo, sì. Cioè, sa come si chiama. Certo. Giorgio, faccio una domanda che è meno particolare, ma è una domanda a cui credo siano interessati gran parte dei nostri ascoltatori. Una domanda che un ragazzino magari mi ha rivolto e che io pongo a te per sentire il tuo parere. Come mai questa lotta è così impari fra la mafia e lo Stato? Come mai i magistrati che sono in prima linea denunciano una mancanza, diciamo, vittorie parziali ma non complete? Come mai avviene questo? Siamo in numero maggiore, siamo un gruppo di persone numerose, abbiamo tutti i mezzi a nostra disposizione. Il ragazzo mi chiedeva come mai avviene questo, come mai siamo in difficoltà. Ma vedi, dottore, hai toccato, hai messo il dito sulla piaga. Come mai questa lotta impari tra la mafia e lo Stato? Purtroppo devo darti una grande, grandissima delusione. Non c'è una lotta, non c'è mai stata, tra la mafia e lo Stato. Lo Stato e la mafia, la mafia come sistema criminale è parte del nostro Stato e fa parte del nostro Stato come storia e come realtà vigente. Purtroppo una realtà, una organizzazione, un'associazione che basa il potere sulla violenza e sull'omicidio, ma non è fine a se stessa questa associazione. È un'associazione criminale della quale lo Stato, per meglio dire gli uomini che indegnamente occupano le nostre istituzioni, si servono da 150 anni. La domanda, dottore, che dobbiamo fare è questa, che nasce dalla tua riflessione, dalla tua ottima domanda, che io vorrei, mi permetto di completare. La domanda completa è questa: perché la mafia in Italia, quindi le organizzazioni criminali, Cosa Nostra, la Camorra e l'Andrangheta,
perché le altre mafie sono più giovani, hanno meno di 50 anni, ma Cosa Nostra, l'Andrangheta e la Camorra hanno 150 anni. Perché questa triade criminale chiamata mafia, soprattutto tristemente più famosa quella siciliana, vivono nel nostro Stato sempre simili a se stesse, sempre potenti, sempre ricche. Da 150 anni, da quando è nata l'Unità d'Italia, sono stati sostituiti uomini mafiosi, sono stati uccisi uomini mafiosi, sono stati arrestati capi mafia, ma la mafia è continuata ad esistere, continua non a sopravvivere, a proliferare, perché lo Stato italiano tutti i governi che si sono succeduti, centro, destra e sinistra, persino la dittatura più feroce che noi abbiamo avuto nell'era moderna, quella di Mussolini, il nazifascismo, ha deciso di convivere con la mafia. Nemmeno Mussolini, che era autoritario e voleva il potere assoluto, ha pensato di estirparla. Ha messo a tacere i capi mafia arroganti. Ma quando il prefetto Mori alzò il livello della mafia palermitana, che aveva come alleati senatori fascisti, deputati fascisti, Mussolini ha trasferito il prefetto Mori e ha detto vattene a casa, lo ha premiato e si è tenuto la mafia. Ora, questa è la domanda, caro dottore: non c'è uno Stato che vuole abbattere la mafia, ci sono dei personaggi anomali dello Stato, sono delle anomalie che hanno giurato sulla nostra bellissima Costituzione, uomini anomali come Falcone, Borsellino, il generale della Chiesa, e poliziotti, carabinieri, giudici, politici. Sono un centinaio di persone in questi 150 anni che hanno voluto combattere la mafia perché hanno creduto, soprattutto quelli degli ultimi 70 anni, hanno creduto in questo testo che è la nostra Costituzione, la nostra Bibbia, hanno detto questo è la Costituzione, è il nostro Stato e lo dobbiamo difendere. Ecco, paradossalmente queste persone sono delle anomalie, perché lo Stato inteso come governo degli ultimi 150 anni ha scelto come status, come organizzazione per avere il potere, la mafia. Quindi noi non dobbiamo più dire che lo Stato fa la lotta alla mafia, siamo noi cittadini, giornalisti, magistrati, gente comune, pochi, gente anomala, che vogliamo abbattere questo sistema di potere basato sulla violenza e sull'omicidio, perché lo Stato, gli uomini di Stato sono Stato mafia. Non c'è una lotta tra lo Stato e la mafia, c'è una lotta nostra contro la mafia. È diverso. Infatti la domanda successiva di questo ragazzino è: come mai loro sono così in pochi e fanno tanto? Come mai loro chi? I mafiosi. Non sono pochi, i mafiosi sono 5.000... 5.000 sono soldati in Sicilia, 20.000 quelli dell'Andrangheta e 10.000 quelli della Camorra. È un esercito. Esercito con armi, bombe, soldi. Certo, 50 milioni, mi pare, quanti siamo? 60 milioni di abitanti, tutti addormentati. Certo, perché lo Stato nei vertici del potere che dirigono la nostra nazione, quindi danno le direttive alla nostra società su tutti i piani: scuola, educazione, banche, religione, politica, eccetera eccetera, assistenza sociale, sono persone che ai vertici del potere hanno deciso fino ad oggi, speriamo domani che ci sia un cambiamento, di avere la mafia come partner importante per esercitare il potere. E quando occorre la violenza e l'omicidio, la mafia è pronta ad essere braccia dello Stato o di chi in quel momento è padrone dello Stato per esercitare il potere. Per questo non sarà mai sconfitta.
sarà sconfitta quando finalmente noi cittadini eleggeremo degli uomini che vogliono tagliare il cordone ombelicale con questo sistema di potere. Ci sono dei rapporti, ma se abbiamo del tempo, Giorgio, possiamo farti questa domanda. Sì, due o tre minuti ancora. Ci sono dei rapporti fra la mafia e il sistema bancario? La mafia aveva dei rapporti col sistema bancario molto più potente dei soldi mafiosi, riciclava e ricicla ancora oggi dei soldi. Purtroppo il rischio che stiamo per correre è che la banca che ha rapporti con la mafia, all'inverso, perché avendo in questo momento le banche stanno rischiando il fallimento, tutti, come sapete, per grandi problemi della crisi finanziaria globale, e quindi le banche sono in crisi di liquidità, in questo momento le organizzazioni mafiose giocano un ruolo di privilegio con le banche. In sostanza, una banca non è essere folli, cioè possiamo affermare senza rischiare di essere dichiarati delle persone matte che la banca facilmente può chiedere a un'organizzazione criminale liquidità, e quando un'organizzazione criminale guadagna all'anno 150 miliardi di euro, credo che non solo può aiutare le banche, ma essa stessa banca mondiale. Certo, certo. Giorgio, ti faccio due domande in una, così cerco di sintetizzare il più possibile. Sì, rispondo a questa e poi magari ci salutiamo la prossima volta. Certo. Alle 18.30 noi abbiamo avuto in trasmissione durante Spazio Aperto Marco Grilli, che è il coordinatore, che tu conoscerai, del Friuli Venezia Giulia di Alternativa, e con lui abbiamo cercato un po' di capire la situazione geopolitica che stiamo vivendo in questo momento, quali potrebbero essere gli sviluppi, insomma un po' di dinamiche. Quello che ti vorrei chiedere è questo: i sistemi criminali integrati in questo quadro geopolitico così sfrangiato e così sfaccettato, viste le quantità innumerevoli di conflitti che si stanno svolgendo attualmente nel mondo, quale ruolo ricoprono e ricopriranno? I sistemi criminali integrati sono quello di cui parlavo prima, cioè l'organizzazione mafiosa, ogni organizzazione ha il suo la sua caratteristica, le sue regole, le sue gerarchie, ma sono ovviamente in contatto e collaborano tra di loro. L'Andrangheta è cosa nostra e la Camorra è sufficientemente provato che hanno molti affari in comune e addirittura hanno degli apparentamenti con sia con gli alti vertici delle cosche che con grandi traffici di droga. Quindi i sistemi criminali sono quelli che in questo momento governano il nostro paese. I sistemi criminali sono le grandi organizzazioni criminali, le logge massoniche occulte segrete, e grandi personaggi della finanza e della politica corrotti. Questi sono i componenti della cosiddetta mafia invisibile, o, come hai detto bene, sistemi criminali integrati. E quindi sono questi quelli che comandano veramente. Quindi in questa situazione di conflittualità quasi mondiale, con il loro grande potere economico, hanno la possibilità di cambiare o comunque modificare il corso dei tempi? Certamente sono alleati degli Stati Uniti d'America o delle grandi lobby americane, israeliane e arabe, interessate a scatenare la guerra mondiale. Certamente non sono nemici loro, ma sono alleati delle grandi lobby mondiali dell'Occidente, soprattutto dell'Occidente. Non so dell'Oriente, ma sono sicuro dell'Occidente sì. E rispetto al caso Regeni, Giorgio, qual è la tua opinione? Che idea ti sei fatto rispetto ai fatti? Ancora sono in fase di studio, però dobbiamo sapere la verità, perché questo ragazzo sapeva molte cose e sicuramente aveva rapporti con i servizi segreti nostri, che e quindi l'hanno scoperto gli egiziani e l'hanno ucciso. Va bene, Giorgio, non ti tratteniamo oltre, ci hai già concesso tanto tempo. Grazie innanzitutto e buon lavoro, e un caro abbraccio e saluto a tutte le agende rosse, grazie, che sono lì con grazie, te. Un abbraccio, grazie, Giorgio, buon lavoro. A presto, grazie. Grazie, ciao. Ciao.
Ciao Giorgio. Ciao. Perfetto, allora ci siamo allora, ragazzi. Massimo, scusami Rosario. Massimo, tu sei in possesso di una registrazione fatta con Giorgio non molto tempo fa al telefono, proprio sulla questione Regeni. Magari, ecco, se Rosario vuoi mandarla in onda di modo che i nostri ascoltatori possano ascoltare in maniera un po' più approfondita quello che è il pensiero di Giorgio Bongiovanni. Sì, la mando in onda io, visto che ce l'ho qui, la estrapoliamo direttamente. Ok. Sì, la estrapoliamo direttamente da Pianeta Oggi TV. Dunque, qualche istante che posiziono, si fa per dire. Allora, ecco. Allora, praticamente è un'intervista telefonica realizzata in occasione del settimanale Pianeta Oggi Report, che tra altre cose credo va in onda questa sera sul video Telecarnia, sulla TV terrestre, alle ore 23 circa, minuto più minuto meno. Ma sentiamo cosa ha detto. Buonasera. Ecco, ti chiedo gentilmente un commento sul caso Giulio Regeni, un caso davvero triste. Ma io ovviamente la solidarietà alla morte di un ragazzo, ai genitori, ai parenti, è totale, perché è stato ucciso, massacrato. Purtroppo però dobbiamo capire, condannando senza se e senza ma questo omicidio assurdo, perché è successo, e quindi per capire dobbiamo sapere, e questo ce lo può dire il governo egiziano innanzitutto, che cosa è successo. Però io, come tu sai Massimo, faccio controinformazione, ce lo deve dire anche il governo italiano che cosa è successo, perché questo ragazzo, che era una mente intelligentissimo e aveva contatti con Londra, con gli Stati Uniti e con ambienti dei servizi segreti, non ci sono prove, ma non c'è niente di male. Se era un funzionario sotto copertura, è stato ucciso perché magari sapeva delle cose o denunciava delle cose. E questo solo lo Stato italiano ce lo deve dire, lo deve dire ai genitori, perché io escluderei un assalto di delinquenti comuni che magari volevano rubargli i soldi, aggredirlo e ucciderlo. Io vedo un omicidio di Stato, dello Stato egiziano, e la verità ce la deve dire anche lo Stato italiano. Questo è quello che penso, Massimo. Ecco, in conclusione, Giorgio, un pensiero ai genitori, per loro in queste ore. La grande solidarietà, forse i genitori non potevano sapere se il loro figlio faceva un lavoro oltre a studiare, e il ricercatore qual era, se faceva anche un lavoro per lo Stato. Questo spero che almeno a loro dicano tutta la verità, se verità mai sarà detto. Grazie a Giorgio Bongiovanni e buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Ecco, stacchiamo dunque dal settimanale Pianeta Oggi Report, intervista realizzata in collegamento telefonico a Giorgio Bongiovanni alcuni giorni fa sul caso Giulio Regeni. Ecco, la trovate anche nella homepage a taglio primo di pianetaoggitv.net e altresì anche poi nel circuito di Radio Science. 22:34, Antonella. Massimo, grazie. Passiamo naturalmente alla rassegna di antimafia2000.com. Purtroppo quest'oggi il nostro direttore era, come avete potuto sentire, impegnato in una riunione delle Agende Rosse a Palermo, nella casa di Paolo Borsellino, e non ha potuto, ecco, trascorrere con noi l'intera trasmissione. Speriamo di riuscire ad avere almeno mercoledì prossimo. Comunque, tornando alla rassegna della nostra testata online, troviamo al processo trattativa un monticciolo di non ricordo di Aaron Pettinari.
Di seguito il concorso esterno in associazione mafiosa, il reato fantasma di Salvo Vitale. Questo è un argomento che proprio con Aaron Pettinari abbiamo affrontato e discusso non molto tempo fa, rispetto alla dissociazione e al pentitismo. Sono due fenomeni completamente diversi. La dissociazione era uno degli argomenti della trattativa Stato-mafia svoltasi all'epoca appunto dei fatti, e l'ammorbidimento del 416 bis, cioè il carcere duro per tutti coloro che sono accusati di questo tipo di reato. Quindi per approfondire il concetto e l'importanza del concorso esterno in associazione mafiosa, vi consigliamo di leggere questo articolo di Salvo Vitale. Ancora di seguito troviamo Nicola Gratteri: non stiamo affatto vincendo la guerra all'Ndrangheta, una intervista a cura di Lidia Baratta. Vi leggo giusto l'incipit per darvi l'idea di quello che è il tenore dell'intervista. Il procuratore aggiunto Nicola Gratteri di Reggio Calabria spiega: non misuro la presenza delle mafie dal numero dei morti a terra o dalle macchine bruciate. L'Ndrangheta che conosco io è quella che muove tonnellate di cocaina e poi con quei soldi condiziona l'economia. Quindi, come vedete, sempre ricorrente il concetto di economia collegato a quello di attività criminale, delle attività dei sistemi criminali integrati, perché credo che ormai non abbia più molto senso parlare solo di mafia, solo di 'Ndrangheta, solo di camorra. Lo stesso direttore Giorgio Bongiovanni ci ha spiegato poc'anzi quanto possano e sono sicuramente collegate nell'attività e negli interessi, per cui non ha senso parlarne in maniera disgiunta, soprattutto in questi casi. Ancora di seguito, Falcone Di Matteo, il passato che non passa, di Saverio Lodato, articolo che ricorda a tutti noi quanto isolamento sia costretto a subire Antonio Di Matteo nella sua procura e fuori dalla procura di Palermo. Naturalmente non riceve il sostegno dei suoi colleghi, la questione del processo trattativa Stato-mafia viene ancora trattata come una questione di fantapolitica, di fanta giurisdizione. In realtà non è così, è un processo che sta appurando chi, come, dove e quando, ma il fatto che questa trattativa sia stata effettuata ormai è fuori discussione. Andando avanti, niente di Direzione Nazionale Antimafia per Nino Di Matteo, gioco sempre più sporco. Dicevi, Ugo? Forse è tuttora in corso questa trattativa, non ha mai smesso di essere. C'è stata una prima fase e una seconda fase, adesso siamo nella seconda fase. Nella prima fase ci sono state minacce molto, diciamo, evidenti. Io ricordo un periodo in cui credo di ricordare bene, la città di Firenze ha avuto alcuni danni e attentati, ed erano praticamente segnali di un accordo che veniva a tutti i costi, veniva richiesto che venisse accelerato questo accordo. Poi non so perché, non so per come questi attentati sono finiti, e adesso per essere terminati questi attentati staremo pagando sicuramente il nostro mutuo. Noi siamo stati sicuramente venduti durante la prima trattativa, e nella seconda c'è una fase di consolidamento degli accordi raggiunti e di un percorso soprattutto economico, perché come stiamo osservando anche dagli articoli di Antimafia 2000 è molto cambiata l'attività delle mafie, quindi 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita e tutto il resto, è molto cambiato il loro interesse, non è più esclusivamente o prettamente territoriale, non è più esclusivamente del quartiere, della città, della regione, è un desiderio di potere, di controllo che va ormai ben oltre, è un desiderio di potere e controllo sulla nazione, sulla vita dei suoi cittadini, ne regolamenta la vita economica. Infatti leggevamo poc'anzi, no, nell'articolo che vi segnalavo, nell'articolo intervista fatta a Nicola Gratteri da parte di Lidia Baratta, il dottor Gratteri lo afferma chiaramente che ormai non è più in base al numero di morti ammazzati e di macchine bruciate che si riconosce la presenza dell'attività mafiosa, è l'economia ormai. Ma anche Falcone sosteneva la stessa cosa, lui sosteneva che per arrivare ai capi della mafia bastava seguire la linea dei soldi, ed è stato proprio grazie alle sue investigazioni nel settore economico e finanziario della mafia che è riuscito a collegare fatti, persone ed eventi. Adesso c'è anche l'investimento nel fenomeno della migrazione, migratorio,
E quindi il fenomeno migratorio sicuramente è un fenomeno che ha suscitato gli interessi, grossi appetiti della struttura mafiosa. Ma quelli sono accoliti, cioè sono cose periferiche. La mafia ormai è ad alti livelli, è la famosa zona grigia che tante volte abbiamo evocato con Aaron Pettinari, che è il capo redattore di Antimafia 2000. Ormai è tutto diverso, è tutto cambiato, e proprio le attività mafiose sono molto molto diverse, più volte all'ambito economico. Ecco perché si circondano di commercialisti, di avvocati, di tutte quelle figure professionali che comunque garantiscono tutela, può sembrare strano ma è da dirsi così, ma garantisce tutela e garantisce anche di poter usufruire ed entrare in quei meccanismi economici di alta finanza, perché qui si parla di alta finanza, che rendono possibile naturalmente il lavaggio del denaro, quindi il riciclaggio, eccetera eccetera. Andiamo avanti. Mafia News. Porto Franco: il GUP ha inflitto un secolo di carcere, 11 condannati ed altrettanti li assolti. Cosa Nostra: mafia, 14 arresti contro il clan Assinnata. Di Antimafia 2000: arrestate 14 persone considerate appartenenti al clan Assinnata di Paternò, collegato con la famiglia mafiosa Santa Paola. Processo Borsellino Quater. Borsellino Quater, ancora silenzi dei poliziotti indagati per il depistaggio, a cura di Aaron Pettinari. Intendo valermi della facoltà di non rispondere. Per due volte la formula è stata ripetuta ieri mattina. Un attimo, amici, il tempo di... Eccolo qua. Intendo valermi della facoltà di non rispondere. Per due volte la formula è stata ripetuta ieri mattina in aula al processo Borsellino Quater, in corso a Caltanissetta, che vede imputati per strage Salvo Madonia e Vittorio Tutino, mentre rispondono di calunnia i falsi pentiti Scarrantino, Andriotta e Pulci. Questo è l'incipit dell'articolo a mano di Aaron Pettinari, il caporedattore di Antimafia 2000. Ancora, terzo millennio, crisi. In Messico prosegue la strage dei giornalisti. Questa è una notizia tristissima che abbiamo dato anche la scorsa settimana. Di Carla Foppa, città del Messico, sono le 2 del mattino dell'8 febbraio. Un comando armato irrompe in casa di Anabel Flores Salazar, che adesso vi ecco, giornalista dello Stato di Veracruz. Indossavano uniformi militari, portavano armi di grande calibro, casco passamontagna e giubbotti antiproiettile, racconta Sandra Lutz Morales, zia di Annabel. La giornalista non è più tornata a casa dei suoi due bambini, il secondo di appena 15 giorni. La foto del suo corpo seminudo con le mani legate dietro la schiena, ritrovato ai bordi di un'autostrada alla periferia di Veracruz, rimbalza in ogni angolo del paese, assieme alla paura di quanti sono impegnati a vario titolo sullo stesso fronte di Annabel Flores. Ricordiamo Pablo Medina, altro giornalista morto proprio per le stesse ragioni, aveva evidentemente cominciato a diffondere informazioni rispetto alle attività dei narcos, quindi questo purtroppo gli è costato la vita a lui, come a tanti altri giornalisti che vengono imbavagliati dai regimi politici o economici o mafiosi. Ancora avanti nella sezione estero, Brexit, la fine dell'Unione Europea, di Giulietto Chiesa. Ma intanto la crisi del modello europeo è già estrema finché c'è la NATO. Si stanno rompendo rapidamente, ora vi vado a leggere il seguito, perlomeno ecco la primissima parte, l'incipit dell'articolo. Ma intanto la crisi del modello europeo è già estrema finché c'è la NATO. Si stanno rompendo rapidamente tutti gli equilibri dell'Unione Europea e la pace è sotto tiro. Vi proponiamo due interventi di Giulietto Chiesa in merito alla crisi che si determinerebbe nell'Unione Europea con l'eventuale uscita dalla Gran Bretagna. Il primo intervento è un'intervista concessa da Chiesa a intelligonews.it. Il secondo è una botta e risposta con un lettore su Facebook. Buona lettura vi augurano naturalmente nell'articolo e noi vi invitiamo naturalmente a leggerlo. Poi ancora di seguito, guerre, allarme rosso nucleare, il video di Manlio Di Nucci. I sauditi hanno, Manlio Di Nucci ricordiamo è il giornalista del Manifesto e collaboratore di Pandora TV.
I sauditi hanno 250 cacciabombardiere capacità convenzionale nucleari forniti da Stati Uniti d'America e potenze europee. Ricordiamo anche che l'Italia è coinvolta, visto e considerato che noi vendiamo armi, e ne vendiamo parecchie a quanto pare. Sì. La Finmeccanica, sì, nella sua politica di conversione, diciamo così, sta producendo armi, sta producendo armi che noi stiamo vendendo ai libici, le stiamo vendendo ai siriani, a tutti coloro che naturalmente ne fanno richiesta, senza preoccuparci delle mani sporche, sufficientemente già sporche di sangue, che stanno pagando, e con quei soldi sporchi di sangue la Finmeccanica li riporta qui in Italia. Vorrei far notare che noi perlomeno i soldi sporchi di sangue, sangue di bambini, di donne, di uomini, di anziani che non hanno alcuna possibilità di difesa, perché queste non sono guerre chirurgiche come si diceva ai tempi dell'Iraq, quando i droni andavano a colpire solo gli obiettivi sensibili. Qui è uno sterminio, uno sterminio di massa, c'è un'intera popolazione che corre il rischio di scomparire dalla terra, perché chi può fugge. Io ho ascoltato l'intervista di un siriano profugo, il quale affermava che si sentiva molto meglio sulla barca che correva il rischio di affondare piuttosto che a casa sua. Certo. Quindi facciamo una buona distinzione tra profughi e migranti innanzitutto, e non pensiamo che siano loro i nostri nemici. I nostri nemici sono quelli che li hanno obbligati a fuggire da morte certa. E ricordiamoci che noi siamo conniventi, perché con una mano diamo e con una mano togliamo, con una mano diamo armi, con una mano togliamo soldi sporchi di sangue. Sai cos'è? Che se non le vendi tu le armi le vende qualcuno. Non vuol dire niente, io perlomeno non lo faccio. Qualcheduno dovrà cominciare, no? Sì. Non è che siccome il mio vicino di casa non fa la ridifferenziata non la devo fare nemmeno io, tanto non la fa lui, a che serve che non la faccia io? No, serve, io non le vendo le armi, e prendo i soldi sporchi di sangue, poi ognuno ha la sua coscienza, speriamo. Andiamo avanti. Opinioni politica. In Italia le mafie sono ovunque, di Vincenzo Musicchio. Società, la condanna specchio del bel paese, la sentenza nei confronti di Luciano Mirone in un paese di impuniti, di Lorenzo Baldo, il nostro vice direttore, che sappiamo essere attualmente assolutamente intoccabile. Poi anche voi ascoltatori saprete per quale ragione Lorenzo è scomparso da qualche tempo, saremo felici di annunciarlo al momento giusto. Poi attualità, giustizia è fatta di Luciano Mirone. Lo scorso 22 febbraio il giudice monocratico della quarta sezione penale del Tribunale di Catania, nella persona del dottor Domenico Stilo, ha emesso sentenza di condanna nei confronti del sottoscritto alla pena della multa di 2.000 euro, pena sospesa, per il reato di diffamazione relativo ad un articolo risalente a 3 anni fa, per il quale il deputato regionale Alfio Papale, sentitosi diffamato, aveva presentato querela, costituendosi parte civile nel relativo processo. A voi il compito di finire la lettura, io vi ho dato un piccolo suggerimento. Andiamo avanti. Il mio ricordo di Umberto Eco, naturalmente non poteva mancare un ricordo del grande scrittore e saggista Umberto Eco. Di La Tua, sezione Di La Tua, carta e penna contro la mafia. Questo è un articolo di Jamil El Sadi, che io spero sempre di pronunciare in maniera corretta, qualora ciò non fosse prego l'autore dell'articolo di non volermene. Ancora, quella croce dimenticata di Salvo Ricco, la tragedia di Montagna Longa e la scomparsa di Eleonora Fais, che visse nel ricordo della sorella e nella speranza di trovare una verità. Roggio e l'aiuto all'ex ergastolano in carcere da innocente per 25 anni, di Alessandro Fulloni, l'ex cacciatore della Fiorentina, e il sostegno a Giuseppe Gullotta, che trascorse 36 anni, di cui 24 in carcere ingiustamente. Casi di mala giustizia che però costano caro alla vita di chi li subisce.
Ancora, nella sezione dedicata agli eventi troviamo Mafia Liquida, spettacolo tra cinema, fumetto e lavagna luminosa. Il 25 febbraio, naturalmente di quest'anno del 2016, vado a leggervi il comunicato. Avvicinandoci alla 21ª giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia, che quest'anno si terrà a Messina e in tante altre piazze d'Italia, tra cui Milano, Libera Milano, Union Libera Milano e Stampo Antimafioso hanno il piacere di invitarvi alla prima milanese dello spettacolo sensazionale di Vito Barroncini, Mafia Liquida, presso la Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università degli Studi di Milano, via Conservatorio 7, giovedì 25 febbraio alle ore 18. Prenderanno parte alla presentazione Elisabetta Antonioni, presidente di Cinemovel Foundation, Nando Dalla Chiesa, docente di sociologia della criminalità organizzata, presidente onorario di Libera contro le mafie, Lorenzo Frigerio, coordinatore di Libera Informazione. L'ingresso è gratuito, naturalmente. Ancora nella sezione dedicata agli eventi, Terza Guerra Mondiale in atto, 28 febbraio, questa è una diretta streaming. Vado a leggervi il comunicato. Allora, la Terza Guerra Mondiale è già in atto, è già intorno a noi, nelle nostre città, nelle nostre strade, nelle nostre case. Lo è già da molti anni, da quando l'equilibrio imposto da Yalta 4-11 febbraio del 45 si è spezzato nell'89 con la caduta del muro di Berlino, ulteriore scenografia per i media dell'Occidente per mettere vantaggiosamente in scena lo sfaldamento dell'Unione Sovietica, l'eterna nemica. Questo è un articolo a firma di Giulietto Chiesa e questa è una diretta streaming che sarà organizzata dal Sicomoro, quindi il collegamento streaming lo trovate su ilsicomoro.com e ci sarà il 28 febbraio, chiedo scusa un istante, Allora, Mani dal Cielo è l'associazione di Buia che si occupa dell'organizzazione di questo evento. Lo ripeto, Terza Guerra Mondiale in atto, le menzogne degli stati canaglia. Vediamo un po' se riesco a darvi... Ecco qui. Allora, interverranno Giulietto Chiesa, direttore di Pandora TV, Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, modererà Margherita Furlan il 28 febbraio a Buia, Udine, ore 15:30, Casa della Gioventù, Strade del Plevan. L'ingresso è libero. L'email per richiedere ed ottenere informazioni è mandidalcil@alice.it. Volendo c'è anche un numero di cellulare 328-807-6318. Comunque tutte queste informazioni naturalmente le reperite sul sito di antimafia2000.com. Nella sezione dedicata agli eventi. Ancora i libri di Strateghi del Male, 28-29 febbraio. Dunque, vediamo un po' se riusciamo a capire dove si terrà. Allora, gli Strateghi del Male, 28-29 febbraio, torna IMD e il suo ultimo libro sugli Strateghi del Male. La presentazione avverrà nella seguente maniera. Il territorio mantovano torna orgogliosamente ad ospitare, dopo gli appuntamenti del 19 e 20 novembre 2015, un personaggio di spicco nel campo della lotta alla mafia. IMD, il poliziotto della sezione Catturandi di Palermo, che ha arrestato tutti i più pericolosi latitanti di mafia, lo pseudonimo e per ovvi motivi di sicurezza, e che ci presenterà la sua ultima opera uscita il 4 febbraio ultimo scorso, Gli Strateghi del Male, Leima Edizioni. Un attimo, Rosario, arrivo, dammi un momento. Allora, va bene, queste sono informazioni di servizio che non ci riguardano. Andiamo avanti nella sezione dedicata ad Alternativa Pandora TV. Patriarca a Papa, incontro storico e asimmetrico di Giulietto Chiesa. Questo è un articolo che vi consigliamo davvero di leggere per avere le idee un po' più chiare su quelle che sono le dinamiche fra un altro Stato nello Stato, cioè la Città del Vaticano, ricordiamolo, è uno Stato a sé stante presente sul nostro territorio, è una carismatica figura come quella del patriarca, è stato un patriarca
patriarca di Mosca. Questo è stato, e di tutte le Russie naturalmente, questo è stato un incontro storico che opportunamente commentato da Giulietto Chiesa vi darà una chiave di lettura molto più chiara degli eventi che si stanno verificando in questi ultimi tempi. Dicevi qualcosa, Ugo, scusa? Lo Stato del Vaticano credo sia ospitato nel nostro. A livello geografico sì, a livello geografico occupa un'area. No, alle volte ho più l'impressione che siamo noi italiani ad essere ospitati, sì, infatti, dal Vaticano, infatti. Se proprio dobbiamo essere precisi, noi gli offriamo un po' di terra, ma noi gli offriamo vabbè, lasciamo perdere. Questa è un'altra trasmissione da fare al momento opportuno. Poi, territorio. I media italiani, disonesti come al solito. Pandora TV speciale di Giulietto Chiesa. Le ondate di accuse unanimi verso l'esercito russo che bombarderebbe ospedali e altri centri civili ad Aleppo. Rimbalzano su tutti i media internazionali senza però vantare alcun tipo di prova. All'interno di questo articolo, insomma, è una breve introduzione su un filmato che è stato trasmesso da Pandora TV e che Antimafia 2000 naturalmente ha ripreso. Nel video che è presentato da Giulietto Chiesa, il generale Koshanenkov, spero di aver pronunciato bene, smonta, dati alla mano, le accuse verso l'esercito di Mosca. Quindi, come sempre, c'è informazione contro informazione. È disinformazione, per cui bisogna ascoltare e leggere il più possibile per tentare di farsi un'idea, ma insomma i riferimenti che vi suggeriamo sono comprovati, per cui ancora sempre nella stessa sezione alternativa, intendo dire, è il momento di avere paura, l'Arabia Saudita alla bomba atomica. Un breve ma esaustivo messaggio video di Giulietto Chiesa rispetto all'uscita in questi giorni della notizia sull'armamento nucleare in Arabia Saudita. Vi ricordo che sul sito di Antimafia 2000 ci sono innumerevoli recensioni rispetto delle pubblicazioni che sono state naturalmente lette ed esaminate da Antimafia 2000. I giorni della Cagna, Generazione Rosarno, Storia dell'Italia mafiosa, Gli strateghi del male, Falcone e Borsellino, i segreti di Stato mafia, Monnezza di Stato, Confessioni di un trafficante di uomini, Il camorrista fantasma. Insomma, la documentazione è nutrita, per cui avrete modo di trovare risposte a tutte le vostre domande. Non dimentichiamo il libro di Antonino Di Matteo e Salvo Palazzolo, Collusi, perché politici, uomini delle istituzioni e manager continuano a trattare con la mafia. Saverio Lodato, 40 anni di mafia, Storia di una guerra infinita, edizione aggiornata naturalmente. Aggiornata perché nel frattempo si è iniziato il processo per la trattativa Stato-mafia, si è sviluppato tante deposizioni, quindi ovviamente Francesco Saverio Lodato ha ripubblicato, aggiornato il suo volume. Luciano Mirone a Palermo per morire, i 100 giorni che condannarono il generale della Chiesa. Ancora Gaspare Mutolo con Anna Vinci, la mafia non lascia tempo, vivere, uccidere, morire dentro a Cosa Nostra. Il braccio destro di Totorina si racconta, e questa è una esperienza di vita, oltre che vita di un uomo, oltre che vita di un mafioso, importante da leggere. Ancora desidero ricordarvi che è possibile effettuare l'abbonamento ad Antimafia 2000 sia per il formato PDF da scaricarsi comodamente sul proprio PC, tablet, iPhone, quello che avete, o il formato cartaceo. Tutti i riferimenti per gli abbonamenti naturalmente sono nella specifica sezione abbonamenti in alto, intestata insomma al sito di Antimafia 2000. Vi segnalo ancora Stato Mafia, Cartotto nel 92 dovrebbe essere, Silvio Berlusconi nel 94, scusate, Dell'Utri al bar Donei di Francesca Mondin e Miriam Cuccu. Berlusconi chiese di ritrattare la mia testimonianza sull'amico Marcello. Ancora Stato Mafia, quegli anni di fuoco con Bolzoni di Francesco Saverio Lodato. Vi ricordo l'articolo di Giorgio Bongiovanni e Miriam Cuccu, un articolo abbastanza lungo perché è composto di due parti e scritto a quattro mani, non di sola mafia,
sono lunghi, sono complicati, non sono semplicissimi, anche se il nostro direttore e Miriam hanno delle capacità così espressive estremamente chiare, riescono comunque a comunicare anche con chi di mafia e sistemi criminali integrati non mastica più di tanto, per cui vi consiglio una attenta lettura. Passo la linea a Massimo Bonella, che ci comunica di avere un'importante news sui giorgofili. Massimo. Sì, è proprio così. Dunque, alle 23 spaccate abbiamo questa news. Prendiamo dunque la linea da Venezia, dalla redazione di Pianeta Oggi TV, Radio Favaro Veneto, per darla subito, visto che prima voi avete proprio accennato alla strage dei giorgofili, in modo particolare il dottor Ugo. Allora, vediamo, parla di un ergastolo a Tagliavia, cioè ergastolo e isolamento diurno di un anno per il boss di mafia Francesco Tagliavia per la strage di Firenze, via dei giorgofili, 27 maggio 93, in cui, lo ricordiamo, morirono 5 persone, tra cui 2 bimbi. Lo ha deciso la corte d'assise di Firenze nel processo d'appello bis. Vediamo di andare avanti con questa news. La sto leggendo, si può dire, quasi per la prima volta insieme a voi. La Cassazione aveva annullato con rinvio una prima condanna in appello all'ergastolo, chiedendo di approfondire alcuni elementi di prova legati alle testimonianze dei pentiti Gaspare Spatuzza e Pietro Romeo. Il legale del boss ha annunciato un altro ricorso. Dunque, ricordiamo, ergastolo a Tagliavia sulla strage dei giorgofili. Ed è tutto da Venezia. Bene, grazie Massimo, e con queste ultime notizie chiudiamo la trasmissione. Ringraziamo i nostri ascoltatori per averci seguito fino a quest'ora tarda. Ringraziamo Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. Grazie Rosario. Un saluto a Rosario. Grazie e buonasera a tutti quanti, cari amici. Salutiamo Massimo Bonella, Massimo il nostro Bonella, responsabile di Pianeta Oggi TV.net da Venezia. Grazie Massimo. E buon lavoro. Grazie, ho terminato anch'io, per stasera basta. Abbiamo dato, insomma. E ringraziamo tutti i nostri ascoltatori. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 22 su Radio Saiuz, per una nuova trasmissione di Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte, volevo ricordare comunque che siamo andati a reti unificate su Radio Favaro Veneto, Radio Reno Web e Radio Sismondi Libri. Buonasera a tutti.